Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Oggi proviamo il mio nuovo figlietto, questo super robot da cucina della Decen che ho acquistato su Amazon di recente perché il mio Kenwood non mi soddisfa. Quindi, guardando su internet, quello che mi stuzzicava di più era lui. Se volete una recensione, fatemelo sapere che ve la faccio. Mi è piaciuto perché ha un sacco di accessori. Infatti oggi farò un bel plum cake al cocco utilizzando semplicemente lui come accessorio, perché ha anche le lame per l'impasto, la miscelazione, vedete? Non lame metalliche che taglino l'impasto, ma lame di plastica. Cominciamo subito con gli ingredienti. 3 uova intere che vado subito a mettere nel mio blender. Tutti gli ingredienti poi li trovate in lista qui giù nel box info. Una intera, così come sono, e 3. 180 grammi di zucchero. Io sono già sul mio bilancino, quindi verso direttamente lo zucchero. 2 yogurt al cocco. I miei yogurt sono da 150 grammi, ma vanno bene anche da 125 grammi. 200 grammi di farina 00. 100 grammi di farina di cocco. Una bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale. 50 grammi di cocco rapé, 50 grammi di amido di mais, 100 grammi d'acqua, 100 ml di olio di cocco che io ho già fuso. Se non avete l'olio di cocco, potete tranquillamente usare un olio di semi qualunque. Io vi suggerisco o di mais o di girasole, che sono i più in sapore, diciamo così. Anche l'olio di cocco. Voilà! Sì. Ok, tutti gli ingredienti sono nella bowl, non ci rimane che assicurare il tappo, perché sennò non parte. E lassù. Inserisco anche il tappo, così non facciamo manicomio, e vedete anche la lo vedete anche è bello grande, è anche alla prima velocità ha impastato tutto, ora lo mando alla seconda. Guardate tutte le funzioni, che belle, guardate la lucina. Il nostro vellutatissimo impasto è pronto. Raccolgo il poco impasto che si è depositato sulle pareti, lo mixo al resto. Guardate che bello e che profumo. Voi questo non lo potete sentire, ma ve lo dico io. Il fatto che sia granuloso dipende dal cocco rapé. Se lo volete liscio come impasto, mettete più farina di cocco e non mettete il cocco rapé. Prendo lo stampo per il plum cake. Bagno la carta forno e la pongo dentro lo stampo, così, in maniera molto rustica, e verso il mio impasto. Grazie. E si va in forno a 180 gradi per circa 40 minuti nella parte medio-bassa del forno, con forno combinato, sia ventilato che statico. Ci vediamo tra 45 minuti circa. Ed eccoci al taglio della fetta. Guardate un po'. Morbido, morbido. Fantastico, pronto per essere mangiato. Buon appetito!
pollice in su, condivisione e tanta buona merenda a tutti con il nostro book cake. Ciao!